Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovo video di Fortnite. In questo video andremo a parlare di qualcosa che verrà aggiunto proprio domani nella patch 7.40. Dopodiché andremo a vedere quello che è lo shop giornaliero. Cliccando qui tra le notizie in basso a destra, ragazzi, guardate che cosa appare al centro della schermata. Presto disponibile fucile da fanteria. Il design classico incontra il nuovo stile di combattimento. Ragazzi, un nuovo fucile in gioco che verrà implementato sicuramente al 100% domani. Dall'aspetto va a richiamare ovviamente subito quello lì che è il fucile da caccia. Ancora non si sa in quante varianti si potrà trovare questo fucile in gioco. Per il momento si sa solamente che ci sarà la versione rara, ma potrebbe benissimo anche esserci una versione non comune. Comunque leggeremo tutte quelle che sono le caratteristiche di questo fucile appena uscirà la patch note della versione 7.40. Andremo a vedere un po' come funzionerà il tutto, quanto danno ovviamente farà, sperando che non vada a sostituire quello che è il fucile da caccia, perché ultimamente ragazzi stiamo assistendo a un po' troppi scambi d'armi. Esce un'arma ed entra un modello simile a quella appena tolta, quindi quella lì appena messa all'interno della cassaforte. Lo abbiamo visto con la mitraglietta e poi la mitraglietta silenziata, anche con quello che è il bolt action, poi con il bolt action silenziato e così via. Quindi ragazzi, spero davvero di sbagliarmi di grosso, speriamo davvero che non vada a sostituire quello che è il fucile da caccia. Detto questo, ci sono pochissime info riguardo a questo fucile, per ora quasi zero, quindi vi volevo riportare velocemente la notizia che appare una volta che entrate in game a partire da ora. Vi ricordo ovviamente che, come vi ho già spiegato nei video precedenti, domani avremo appunto la patch 7.40, quindi ragazzi domattina avremo tutti quanti nel nostro inventario questa skin se avete utilizzato un codice creatore. Se non avete ancora utilizzato nessun codice creatore o non sapete chi scegliere, potete benissimo utilizzare il mio codice GKRMartex nello shop. Tutto unito, maiuscolo o minuscolo, è uguale ragazzi, grazie a chi mi supporterà. Noi ci spostiamo subito su quello che è il negozio oggetti di oggi e andiamo a vedere che cosa hanno implementato di nuovo. Allora, negozio oggetti, eccolo qui. Allora, sulla sinistra abbiamo Starter, quindi è una skin che abbiamo già conosciuto ieri. Poi abbiamo sempre Custom, 1500 V-Bucks. Sono due bellissime skin, la prima che costa 1200 V-Bucks e la seconda 1500. Della prima mi sono sinceramente innamorato di quello che è il backpack, ragazzi, è fantastico, è troppo bello questo backpack. Alla sua destra hanno aggiunto poi la skin di Manzo Boss, più tutto quello che è il suo set. Vabbè ragazzi, questa skin è troppo divertente, davvero, mi piace un sacco. Poi abbiamo qui il suo piccone deltaplano, che ricordavo bene, è altrettanto figo ragazzi, un bel set devo dire. Allora, alla destra abbiamo Maestro di Maki, 1200 V-Bucks per questa skin, non male ovviamente, mi piace anche il suo backpack, fighissimo. Alla destra di Maestro di Maki abbiamo la nuova emote di oggi, un emote da 500 V-Bucks che si chiama Bella Mossa, andiamola a scoprire assieme, eccola qui. Mi piace questo passo, raga. Mi dà l'idea che si spezzi il ginocchio, vi giuro, è troppo figo. L'unica cosa, credo che la traccia che c'è proprio al di sotto di sto balletto è... sia una sorta di trollata. Cioè, davvero, non ci azzecca per nulla. Alla destra poi abbiamo Ranger, un'altra skin bellissima da 800 V-Bucks. Eccola qui, il nostro Ranger tutto giallo e verde, troppo figo ragazzi, bellissima sta skin. Sotto abbiamo Falcistrello, la versione tarocca di quella che è la falce. È molto bella dai, anche se è una versione un po'... Cosa vi ricorda ragazzi? Molto figo, dai. Un'altra emote da 500 V-Bucks che abbiamo già visto molto tempo fa. Qualcosa che puzza. LOL. Come ultimo oggetto invece abbiamo Hot Rod, un deltaplano da 500 V-Bucks che mi piace. Eccovelo qui. Un altro 360 su di lui. Ci sta. Quindi ragazzi, questo balletto non mi fa impazzire, però diciamo che sono un amante delle cose abbastanza trash e ridicole. Quindi direi che ce lo possiamo pure andare a prendere, dai. Lo faccio per voi, ragazzi. Allora, il nostro acquisto idiota del giorno l'abbiamo fatto. Per me va anche bene così. Lo shop giornaliero l'abbiamo visto assieme, abbiamo visto quelle che sono le notizie, quindi ragazzi vi aspetto tutti quanti domani mattina in live. So che c'è scuola, ma comunque per orario di pranzo credo che voi torniate a casa. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato d'aiuto. Se così fosse, vi invito a lasciare un bel like, condividerlo con tutti i vostri amici, fategli sapere di questo nuovo fucile e di quello che c'è oggi all'interno dello shop. Un salutone da Martex, see ya brothers.